Bella ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video su Football Manager 2022. Così, volevo far così a caso. Perché sono gasatissimo? Perché siamo nel finale di stagione, nel finale della prima stagione con il nostro Football Manager. È stato un esperimento interessante che a molti di voi è piaciuto. Quindi, a quelli di voi che è piaciuto questo esperimento di una mia prima esperienza su YouTube con Football Manager, mi farebbe tanto piacere sentirvi nei commenti. Ma, siamo qui. Dove in questa stagione, ragazzi, abbiamo soltanto fatto un paio di cambiamenti interessanti, cioè Musiala e Adeyemi, che in questo momento è infortunato. Felipe è il sostituto di Chiellini, l'abbiamo dovuto comprare praticamente in extremis perché Chiellini si è ritirato dopo un infortunio importante. E quindi che cosa è successo in questo primo anno? Che rischiamo il triplete. Ora siamo in finale di Coppa Italia contro l'Inter ed è subito la partita che vedremo adesso. Finale di Champions League col Paris Saint-Germain e siamo a 2-3, non mi ricordo, due giornate dal termine della Serie A, siamo fregati e siamo a 84 punti e l'Inter 81, ma qual è la differenza tra noi e loro, ragazzi? Che il calendario nostro ci vede con Verona e Atalanta, due squadre abbastanza toste direi, no? Mentre l'Inter, se andiamo a vedere il calendario, ha Torino e Salernitana, forse per loro un po' meglio. Però, non siamo qui di certo per lamentarci, ma per fare la nostra partita alla finale di Coppa Italia. È molto difficile, ragazzi, secondo me, essere arrivati fin qui. Capisco che ho la Juventus, ma, ragazzi, è tosta fare il triplete al primo anno soltanto con un inserimento di due giocatori giovani. Capisco che Musiala è devastante, ma non ha ancora le caratteristiche che potrebbe avere nel 2026, per dirvela così. Allora, i cambi sono stati abbastanza semplici, nel senso che comunque Adeyemi è infortunato, non abbiamo a centrocampo Locatelli e Arthur sta giocando molto bene come regista arretrato, quindi molto buono, e poi ovviamente la difesa con la classica. Mi gioco la carta Morata al posto di Vlahovic, perché Vlahovic, guardate, è stanco, non mi darà il 100% in questa partita. Ragazzi, finale di Coppa Italia, Inter-Juventus a Roma. Quindi figata assurda. Andiamo a vedere, loro giocano con i tre difensori, i bastoni De Vrij, Skriniar e il velocissimo Dumfries a rompere le palle, mentre Gosens secondo me può andare in difficoltà. Però dalla parte di Gosens abbiamo Bernardeschi. Non dimentichiamo però che c'è Cuadrado, ok? Attenzione. Dumfries, lo sapevo. Lautaro però è mezzo infortunato, eh? Gagliardini, il cross in mezzo, attenzione Szczęsny. Ancora Lautaro. Felipe espulso. Finale di Coppa Italia, Felipe espulso. Finale di Coppa Italia, Felipe espulso. Ebbene, entra Andrea Carboni, giovanissimo, dovrà prendersi una responsabilità incredibile Carboni qui. E quindi abbiamo due fasce abbastanza buone. Musiala per Chiesa, ragazzi. Lo so, sto rischiando molto, ho fatto uscire praticamente Chiesa e Morata e Bernardeschi. E abbiamo un uomo in meno, ma non me ne frega. Andiamo a giocarci questa partita contro l'Inter con un uomo in meno. Allora ragazzi, ho fatto uno stravolgimento, praticamente abbiamo messo in campo Rabiot, McKennie, Cuadrado, Ken, Vlahovic. Vediamo un po' se così riusciamo, perché ragazzi veramente erano stanchissimi, però è proprio Moise in questo momento. Proviamo a fare un'azione offensiva dopo che l'Inter ci ha praticamente aperto fino al 70esimo. Ci siamo difesi abbastanza bene, coperti abbastanza bene. Rabiot, l'Inter è chiusissima. Cuadrado! No! Non ci siamo, ragazzi. Loro ne stanno approfittando del fatto che abbiamo un uomo in meno. E ci sta. Però fino al 93esimo. No, bravo Szczęsny. 93esimo, ragazzi, non ditemi nulla perché non lo so nemmeno io come stiamo facendo. Va bene che siamo un in meno, però mamma mia quanti errori. Uno in meno ma tanti errori, raga. Skriniar ancora, mamma mia. Attenzione, ragazzi, stanno incitando, c'è un bel bordello, non sappiamo assolutamente che cacchio fare. Però andiamo a giocarci il resto della partita, non li voglio nervosi. E forse ho fatto... Ragazzi, Moise! Gol di Moise Ken!
guardate, Sandro! Sandro, McKennie! Vlahovic, guardate Moise come si accentra e spara, troppe sostituzioni ragazzi fatte anche dall'Inter. Adesso dobbiamo soltanto tornare in mentalità, secondo me, equilibrata e giocare la nostra partita. Attenzione, dobbiamo iniziare subito il secondo supplementare, non mi fa fare delle modifiche. Ok, inizia il secondo supplementare, andiamo in equilibrata. Equilibrata ragazzi, non voglio andare oltre perché sennò ci chiudiamo troppo in difesa e subiamo tutto. Eccola lì. Bato Szczęsny! Attenzione, concentrazione in questa fase finale. Ragazzi, rischiamo di vincere con uno in meno grazie a un tiro da fuori area di Ken. Invece no. Skriniar 1-1. Ci sta, ci sta. Hanno giocato bene finora. Carboni? Vlahovic? McKennie? McKennie dall'altra parte per Moise Ken che ha fatto un partitone fino ad ora, Moise. Il passaggio è proprio per Weston. Weston non sa più giocare a calcio. Allora Alexandro la spara dall'altra parte per Caio George. Gol di Moise! Che stop ha fatto Caio George lì! Ho messo Caio George al posto di Cuadrado perché Cuadrado era distrutto e guardate Caio George, guardate qua. Sul passaggio di Alexandro, guardate qui il controllo palla. Opla! Ragazzi! Ciccata di De Vrij. Vabbè, c'ha la Noglu. Dai raga, anche se ho messo difensiva. E allora torno in equilibrata, perché tanto loro hanno fatto due gol fotocopia, due gol tutti e due di Skriniar, che ha ammonito dal primo minuto praticamente. Stanno attaccando molto, quindi ci può stare. Rigori ragazzi, rigori. E siamo nella cacca perché guardate chi è in campo. Allora, metto Alexandro al secondo posto semplicemente perché se dobbiamo proprio fare un errore, Alexandro ha una freddezza incredibile, quindi forse può fare di più di Danilo. E poi vediamo un attimino, ragazzi, se alla fine riusciamo a fare questi gol qua. Penso che poi ci sia anche Danilo e poi siamo nella merda. Restate calmi e fiduciosi, andrà tutto bene, gli ho detto. La vedo malissimo. Però anche loro hanno fatto tanti cambi. Ragazzi, con un uomo in meno, comunque 2-2 contro l'Inter, con un uomo in meno ci sta tantissimo. Dusan 1-0. Ci sta tantissimo. Ora dobbiamo sperare che loro sbaglino, perché noi abbiamo... Cioè, io cosa ho fatto? Ho messo Alexandro come secondo tiratore proprio perché mi... Parata di Szczęsny! Ale, io ti ho messo... Perché hai una freddezza incredibile. Sta freddezza me la devi far vedere. Il gol l'ha fatta vedere la freddezza. Ha rischiato di beccare la traversa però. Sanchez difficilissimo che sbagli. Sanchez difficilissimo che sbagli. E infatti mamma mia l'incrocio gliel'ha messa raga. Madò. Moise. Moise ha fatto un partitone ragazzi. Doppietta per lui. Molto buono, molto buono. E infatti la piazza proprio lì di Piattello. Vediamo un po' di Piattello. Che vuol dire? Caicedo. Caicedo potrebbe sbagliare, raga. E invece la piazza anche lui. Raga, siamo nella cacca. Caio che ha fatto veramente un buon... È entrato bene, Caio. Non posso dire nulla su di lui. La piazza nell'angolino anche lui. Attenzione, il brasiliano. Ora bisogna vedere chi ha l'Inter come quarto. Di Marco, Di Marco è bravo. Di Marco è bravo. Siamo nella cacca più estrema. Quella proprio di quando hai il mal di pancia, non so se percepite. Di Marco. Raga, allora, se fa gol, è Rabiot. Lo so. Raga, se fa gol Rabiot, abbiamo vinto. Comunque la giocata di mettere Alexandro come secondo, secondo me, è stata buona. Bam! Rabiot! E vinciamo la Coppa! E vinciamo la Coppa! Sì! Ragazzi, mettere Se no, Alexandro andava qua. Sapete la pressione dell'ultimo rigore per Alexandro? Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Però Alexandro effettivamente prova una freddezza molto alta e questo forse lo poteva portare invece a battere un buon rigore anche sotto pressione. Però eccoci qua, il nostro primo trofeo. Abbiamo vinto la Coppa Italia! Sì!
Troppo contento subito vincere qualcosa la prima stagione. Ovviamente nel secondo anno, voi sapete che questo è un rebuild, quindi nel secondo anno probabilmente almeno altre 3-4 cessioni ci sono. Non so di chi, però il cambiamento può essere alto. La Juventus ha conquistato la Coppa Italia, ragazzi, mamma mia, però che fatica. Con un uomo in meno siamo riusciti ad arrivare alla fine con un 2-2 incredibile. Riceviamo qualche soldino che ci fa sempre bene. Felipe è squalificato, perfetto, bravissimo, sarai multato. Entusiasmo a Juventus per Miracle. I tifosi di Juventus sono abituati a vincere, ma quest'ultimo successo nella Coppa Italia li ha visti festeggiare per la sesta volta in 10 anni. I tifosi in estasi cantano le lodi di Miracle, artefice principale del successo. Allora ragazzi, volevo vedere la tattica, perché secondo me ho messo contrasti. Allora, fate contrasti aggressivi, lo togliamo, però non mettiamo nessuno dei due, raga, perché così poi siamo troppo prudenti e non vorrei... Togliamo, fate contrasti aggressivi e vediamo un po' cosa cambia. Ragazzi, vado oltre, cioè mi aspetto che otteniamo il titolo e questo incontro potrebbe aiutarci molto a realizzare la nostra ambizione. È importante che vinciamo. Punto. Buono, buono, l'hanno presa bene. Raga, Verona-Juventus, siamo in casa loro, quindi occhio. Continuo a giocare in positiva perché credo che comunque abbiamo le qualità per poterli mettere sotto. Non sono una squadra da sottovalutare, ma non credo neanche che se ci impegniamo e appunto li tartassiamo con positiva, credo che non avranno molto da fare. Oh, Chiesa va via, il tiro, traversa. Comunica, domanda di più. Ragazzi, purtroppo è così. Purtroppo è così. Io voglio vincere questa partita perché è per lo scudetto! Federico Chiesa, 15ª rete stagionale. Attenzione! Perché poi abbiamo anche la partita con l'Atalanta, quindi non è che se noi vinciamo questa è finita. Dipende, perché se l'Inter pareggia o perde, abbiamo vinto lo scudetto. Quindi attenzione. Chiesa, il colpo di testa. Non so se l'Inter sta giocando nello stesso momento. Dovremmo vedere. Però intanto siamo ancora in attacco con il Berna. Pellegrini. Bonni. Pellegrini, se andiamo sul 2-0 faccio entrare anche Carboni e Jorge. Morata! Fuori gioco. No. 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 Va bene. Pellegrini. Oh! Bernardeschi! Ma che gol ha fatto? Il gol di Berna! Con una silurata! Rivediamo Pellegrini. Il passaggio per Bernardeschi. Bernardeschi da lì, Boom! Bello! Allora ragazzi, praticamente cosa è successo? Intanto faccio entrare anche De Ligt per Ramos. Cosa è successo? Ho fatto praticamente dei cambi in attacco, è entrato Ken. Intanto c'è un fallo, proprio su Moise. Rigore? 3-0? Dai arbitro, non ci tenga sulle spine. Attenzione, se facciamo gol metto così per scherzare molto offensiva, dai. Vediamo un po'. Chi è che batte? Alvaro? È Morata, ragazzi, vediamo un po'. Gliel'ha parata. Metto lo stesso molto offensivo. Dai. Vediamo un po', Caprari. No, raga, no. Ho fatto la cagata. E allora giochiamo con prudente, raga. Arthur, girala. Bravo. Questo è gol, però non è fuori gioco. Non puoi annullargli pure questo. È partito da dietro. Ma va... Possibile. Io l'ho visto partire, vediamo. Ho visto partire da dietro, ve lo assicuro. Ah, ok, dietro sì, ma non troppo. Mettiamolo giù così. Ok, ragazzi, tranquilli perché stiamo rischiando di prenderle dal Verona e non è bello. Eppure ci siamo tutti, qua non abbiamo l'espulso. Arriviamo sempre alla fine che rischiamo tutto, non capisco questa cosa. Via sta palla! Mamma mia, ok. Difensiva. No, non mi interessa, raga. Non mi interessa. Fai quello che vuoi, però difensiva. Dobbiamo vincere. Sono 3 punti che pesano come un macigno. Ignorate le recenti lodi dei media. Voglio che
Vogliono che cediamo al compiacimento in modo da poterci criticare, non lasciate che accada. Ma perché gli devi dire queste cose, ragazzi? Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo stasera, ben fatto. Ma porca miseria. Perché se l'Inter adesso pareggia, abbiamo vinto lo scudetto. Vediamo. Ha vinto. Merda, ci giochiamo tutto all'ultima giornata con l'Atalanta. Con l'Atalanta all'ultima giornata. Allora, io qua ai ragazzi gli faccio fare qualcosa insieme. Rafforzamento legami, sì. Tempo dedicato alla socialità cui partecipa l'intera squadra, sì. Figo, 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 figo. Secondo me sono belle queste cose e molto belle. Gliene faccio fare un'altra anche qui, ragazzi. Li faccio diventare tutti amiconi. E qui invece tempo dedicato alla comunità locale e alla beneficenza condotto come squadra. Io credo e spero che questa cosa qui li renda più squadra, perché la partita contro l'Atalanta è troppo importante. In questa settimana noi saremo ancora più squadra. Raga, non mi crederete mai, ma sono andato a prendere il cafferino, infatti ce l'ho qua. Sono troppo gasato per questo finale di stagione. Abbiamo Atalanta e Paris Saint-Germain ed è finito tutto. E quindi mi rendo conto che inizia a diventare abbastanza pesante come cosa. Dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere vogliosi di fare bene. Così, volevo dire la mia solita frase, vogliosi di fare bene. Raga, carichissimi, perché se vinciamo questa partita, vinciamo il campionato. E quindi sarebbe Coppa Italia e Serie A. Andiamo al calcio d'inizio, non so nemmeno io cosa fare, sinceramente. Guardate che fanno gruppo, e intanto vi bevo il cafferino che vi avevo detto. Però, ragazzi, è veramente una roba incredibile. Raga, stanno attaccando di brutto loro, la vedo malissimo per questo finale di stagione. Stanno facendo... Muriel è andato via, ecco, sta facendo tutto lui. Szczęsny. Duvan. Vabbè. Ok, ok. Ragazzi, perdere il campionato così alla fine sarebbe veramente una rottura di balle. Non ci sto, non ci sto. E poi non stiamo veramente giocando con le fasce, cioè non abbiamo ancora giocato. Noi l'Inter sta vincendo 2-0 con la Salernitana. Alessandro ancora. Prova ad avanzare sulla sinistra, Alessandro. Il cross in mezzo, c'è Moise. Moise la tocca in mezzo per il Berna. Il Berna deve allargare di nuovo, Sandrino. Qua ci siamo impappinati purtroppo. Il cross però, Berna. Parata di Mus. 3-0 dell'Inter intanto. Zeko, Malinowski. Porta sul 2-0 l'Atalanta. Malinowski e Muriel. Dai raga però. Niente raga, no, non mi piace questa situazione. Non in possesso, fate contrasti aggressivi. Lo rimetto. Non mi interessa. Non mi interessa. Li vedo proprio poco decisi e non mi piace. Non mi piace. Berna sta giocando un po' malino. Adesso facciamo le sostituzioni, quelle giuste. Muriel, Szczęsny. Stiamo giocando male, ragazzi. Però adesso è arrivato il momento di fare le sostituzioni, quelle giuste. Perché stiamo giocando veramente male. Ovvio che era molto difficile Verona e Atalanta una dietro l'altra. Però. Però no. No. Allora, so che tutti cercano la cosa positiva, io andiamo ragazzi, potete fare meglio di così. E mi aspetto che me lo facciate vedere nel secondo tempo. Quindi stringere i pugni e andiamo ragazzi. Preferisco dirgli la verità piuttosto che le cagate così. Non mi è piaciuto il primo tempo. E adesso entrano praticamente, allora, entrano Vlahovic, Musiala di qua e a sinistra non saprei. Però a questo punto metterei Ken a sinistra e esce Bernardeschi per far posto a Vlahovic. E vediamo un po' i ragazzi cosa ne pensano di questo cambio. Quadrado. De Ligt. De Ligt! Mate! Sei! Matteo! 1-1! 1-1! Matteo! Sei! Sei! Dai! Attenzione, 88 punti Juve, 87 Inter, 81 Lazio. Ma che cacchio di finale di stagione è? Adeyemi è tornato dall'infortunio, ragazzi. Potremmo farlo entrare alla fine perché lui vuole vincere. Lui ha una determinazione incredibile, ragazzi. E spesso ci ha fatto vincere delle partite importanti. Vado ancora in tattiche, tolgo di nuovo contrasti aggressivi perché non voglio... No, mi sono perso il gol! È stato Arthur! Che non volevo far giocare. 2-1, abbiamo lo scudetto in pugno in questo momento, ragazzi. Perché loro, anche se pareggiano, vinciamo lo scudetto. Attenzione, De Ligt, vediamo un po' il gol che ci siamo persi. Musiala.
Arthur, ragazzi, ho fatto due sostituzioni e ho girato, rimettendo Musiala, che bel gol, rimettendo Musiala al centro e mettendo Moise Kean a sinistra. Teniamo tutto, vediamo un po' cosa possiamo cambiare. Chi è il peggio? È Vlahovic il peggiore. Metto Adeyemi per Vlahovic, allora. Purtroppo sì, ragazzi, perché Vlahovic si deve essere infortunato. Attenzione, entra Adeyemi per Vlahovic. Adeyemi è uno che ha determinazione e voglia di vincere altissima. Ah, si può avvicinare, ma che bello. Raga, Ilicic. Malinowski. No! Raga, difendiamo. Mettiamo equilibrata e via. È possibile sta cosa alla fine? Malinowski sempre. Oh, ragazzi, ma voi ci avete fatto caso che Malinowski segna sempre alla Juve con i tiri da fuori, con le bombe così di tiri? Cioè, basta. Anche la realtà fischia. Vediamo un po' cosa possiamo fare. E no, sono tutti nervosi, ragazzi. Non c'è nessuno. Composto Danilo. Danilo per... A questo punto per... Non lo so. Sono tutti stanchi. Bonucci il più stanco. Non ho più sostituzioni. Siamo nella merda. 95esimo. È finita. Ma non festeggiamo. Oh. Ma i festeggiamenti della Serie A? Ah, ok, hai vinto il campionato. Sì, ma non abbiamo festeggiato nulla. Cosa pensi di questa sfida come partita finale? Una maniera speciale per finire la stagione. È stata una bella sfida, però. La dirigenza di Juventus ha dichiarato di essere felice per aver vinto la Serie A. Buono. Nel 125esimo anno di attività della società. Buono. Infatti vedete Inter e poi di nuovo Juventus. Guardate qui il calendario. Incredibile. Ragazzi, 23, stiamo veramente incassando un bel po' di cifre da questo finale di stagione, quindi sono molto 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 contento, e ci sono i premi ai giocatori, sono molto molto contento davvero. Intanto abbiamo dato 5 milioni alla Fiorentina per appunto la vittoria della Serie A, anche grazie a Dusan ovviamente. Allora ragazzi, cosa succede in questa settimana? Siccome secondo me col Paris Saint Germain abbiamo poche possibilità, sto allenando la squadra nei calci d'angolo in attacco e poi nei rigori. Quindi nelle palle da fermo, che è molto importante, in caso dovessimo andare ai rigori abbiamo fatto un piccolo bonus, abbiamo aumentato un pochino il bonus e vediamo. Intanto Immobile ha vinto il premio di capocannoniere con 34 gol fatti, 28 per Lautaro e 20 per Dusan, però noi abbiamo fatto tantissimo turnover, un po' mi dispiace per Dusan, però era giusto veramente far girare la squadra e come possiamo vedere ha premiato. Attenzione ragazzi, finale di Champions League, guardate questo, Neymar, Mbappé, Messi. Come si fa a vincere sta partita? Scusate, cioè va bene, dai. Pure Szczęsny infortunato, un po' di sfortuna, però ragazzi, comunque abbiamo fatto in Italia, abbiamo fatto una grandissima stagione. Attenzione però, Cuadrado, il cross, De Ligt, 1-0, non ci credo Matteo. Ho lasciato positiva. Lo so. Lo so. Ma è giusto così. Noi giochiamo così. E De Ligt con le punizioni. Guardate Cuadrado. De Ligt. È uno schema che ci siamo studiati, ragazzi. Sono cose che ho impostato prima. Cioè puntare sempre. Qual è lo schema? Puntare sempre alla testa di De Ligt. Sia nei calci d'angolo che... È così lo schema, scusate. È così. Vediamo un po' come reagiscono loro. Perché, ok, stanno attaccando di più. Ora stanno giocando loro però. Ok, Marquinhos. Si è mutato il pubblico, non se ne sa il motivo. Pubblico? Niente, non c'è più pubblico. Neymar. Lione l'ha anticipato, Hakimi. Wijnaldum, è tornato il pubblico intanto, erano andati a bere il caffè. Paredes, Verratti, guardate che passaggi fa Verratti. Mbappé! Mbappé! Raga, non so come sia possibile, ma forse... non so davvero come... Se voi giocate a Football Manager, datemi una spiegazione. Ma... Ragazzi, giocando in positiva, loro forse... Cioè, forse loro sono abituati a trovare squadre che stanno dietro. E noi giocando in positiva e tartassandoli, probabilmente con i terzini veloci e che spingono. E con, secondo me, anche un buon attacco, stanno trovando difficoltà, ragazzi. Noi siamo più squadra, forse. Dico, non vi rilassate... Vi prego, ditemi che ho fatto la scelta giusta. Però stiamo giocando alla pari. Stiamo giocando alla pari. Ramos è furioso in questo momento. È giù di morale tantissimo. Paredes, Wijnaldum. Forse lì riusciamo un po'. Poi abbiamo giocatori veramente tosti comunque. Allora, vediamo un po' Cuadrado. Cross, De Ligt.
Porca miseria, questa schema qua. Oh, gol 2-0, la finale di Champions League. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Ragazzi, posso dire che non ci credo, però abbiamo lavorato tanto sul morale, tanto sul gioco di squadra di gruppo. E io vi ricordo una cosa, abbiamo lavorato sulle palle ferme. Abbiamo fatto allenamenti prima di questo match sulle palle ferme, sta funzionando tutto per ora. Ma attenzione, siamo sempre col Paris Saint Germain. E soprattutto vi dico un'altra cosa, attenzione perché abbiamo tutta la difesa ammonita. Vediamo un po'. Non fate te che le azzardate adesso però, perché non voglio espulsi in questo momento. Vediamo un po', loro giocano veramente male. Però Fede, però, questo dovevi farlo. Loro giocano male in difesa, raga. Vediamo un po' qua. Cosa possiamo fare? Entra Danilo per Cuadrado. Stiamo un po' più difensivi. Dai, Danilo. Entra Moise per un Chiesa a pezzi. Forse a Adeyemi anche. Così mettiamo Chiesa di là. Vediamo un po'. Chi potrebbe entrare anche? McKennie, dai. McKennie per un Rabiot, dai. Ti giuro, un'ora... Adesso siamo a un'ora di registrazione e sono veramente contento di quest'ora qui. Vlahovic, Dusan! Non pensavo davvero si potesse fare una roba del genere al primo anno, ok? Senza Chiellini. E comprando due giovani giocatori. Che poi Adeyemi non ha neanche giocato sempre titolare. Quindi praticamente l'unico inserimento in squadra è stato Musiala. Abbiamo lavorato bene, ragazzi. E abbiamo sempre giocato in positiva, nonostante gli avversari forti. Questo è il nostro vantaggio, secondo me. È stato questo. Il fatto di tenere sempre per tutta la stagione il più possibile alto il morale. Questo è, questo è. È una roba incredibile. Io non so se il Paris Saint-Germain ha così alto il morale. Non so se il Paris Saint-Germain ha fatto tanto turnover da far riposare la gente. Ora è entrato Bernat, è entrato Pereira, ragazzi. Sono entrati giocatori che probabilmente sono più deboli dei nostri in campo in questo momento. Mbappé è andato a fare la punta, infatti si vede, si vede, si vede. Bravo Szczęsny che ha coperto. Però capite, è uscito Messi. Io queste cose qua le voglio vedere. Cioè adesso, per esempio, Kerem è entrato al posto di Messi. Attenzione Neymar. Buona Bonucci. Cosa fate? Dai che è finita, raga, credeteci. Chiesa. Raga, che lavoro. Un lavoro incredibile questa stagione. Non posso dire nulla. Oh, eccolo qui. Kerem lo prendiamo. Ma chi è Kerem? Sapete che non lo conosco, vi giuro. Sarò un pirla, ma non lo conosco come giocatore. Sicuramente ho fatto una figura di merda non conoscerlo, però. Rete annullata. Ti è? Andiamo ragazzi, 3-0. Raga, ma cosa abbiamo fatto? Ma cosa abbiamo fatto? Cioè finisce la partita e mi fai vedere il replay del gol annullato? Ma fammi vedere la celebrazione. Champions League. Raga, non ho parole, davvero. Non so cosa dirvi perché davvero è stato un anno che abbiamo fatto tutto in live. Ok? E siamo arrivati fin qui, ragazzi. Con le repliche delle live, a volte ho registrato, un paio di volte ho registrato, sono molto contento di questa serie perché subito al primo anno riuscire a vincere tutto, perché abbiamo vinto la Supercoppa all'inizio, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Champions League, 4 trofei nello stesso anno, abbiamo fatto il triplete ma non solo, anche la Supercoppa d'inizio anno, io non ho parole per quello che abbiamo fatto quest'anno, nonostante l'addio di Bonucci ragazzi, l'addio di Dybala, tanta roba. Champions League, Juventus ha conquistato la Champions League, la pesante sconfitta batte Pochettino, Pochettino ti licenzieranno e lo sai, Juventus riceve 19,99, pensate adesso mi fa un'offerta per allenare la squadra, magari una squadra forte, ma io rimango qua, perché abbiamo vinto 4 trofei, la prossima stagione sarà molto di ricostruzione, quindi non so se riusciremo a vincere di nuovo qualcosa, però ragazzi... 2 anni in anticipo sul programma abbiamo vinto la Champions League e io credo di essere diventato praticamente uno degli allenatori più forti in questo momento che hanno guidato la Juventus, perché fare il poker è veramente una roba difficile. Io devo dire che
non mi trovo così tanto forte, però credo di essere ormai un beniamino dei tifosi della Juventus. Cioè, l'anno prossimo possiamo fare veramente forse un colpo di mercato interessante, pensando anche alle cessioni che faremo, perché purtroppo sì, il primo anno siamo riusciti a fare qualcosa che io non mi aspettavo, ragazzi. Lo potete chiedere anche ai ragazzi che sono in live, che stanno seguendo la serie. Io pensavo veramente di non vincere nulla il primo anno, ma di vincere dal secondo in poi, o dal terzo. E invece, riepilogo. Riepilogo. Fine del riepilogo stagionale, praticamente, ragazzi. Serie A team. Champions League, Coppa Italia, Supercoppa. Io intanto cercherò di capire che cosa succede con i contratti, cercherò di mettere giù un po' gli acquisti dell'anno e vediamo un pochino di sistemare il progetto. Questo video finisce qui perché abbiamo vinto tutto e adesso andiamo proprio a capire come sarà la nostra seconda stagione con questa squadra. Vi aspetto ovviamente in live o qui o sul canale Viola, quindi attivate sempre le notifiche su entrambi i canali. Vi ricordo che potete fare una donazione anche con il grazie che c'è qui sotto nei video oppure all'interno delle live. E vi ringrazio davvero tantissimo per tutto il supporto che state dando al canale. Sapete quanto siete importanti col vostro supporto. Quindi grazie a tutti, un abbraccio, un bacione e noi ci vediamo nei prossimi video con la continuazione della carriera.